Ciao astronauti, benvenuti sul mio canale. Io sono l'avvocato del cosmo e mi occupo di divulgare le più remote curiosità sull'universo, rendendole semplici ed accessibili a tutti, e infine di sfatare complotti e notizie false ogni giovedì mattina per iniziare insieme una giornata carica di curiosità. Io vi ricordo che questo video è un estratto di un episodio del mio podcast che trovate su Spotify, Apple Music e Amazon Music, digitando Avvocato del Cosmo Podcast. Oggi andremo a scoprire una cosa molto interessante ma intrigante allo stesso tempo, il paradosso dei gemelli. Un paradosso, per chi non lo sapesse, è una cosa che va in contraddizione con la vita di tutti i giorni. Ma come fanno due gemelli a diventare un paradosso? Beh, nell'universo tutto può accadere, anche l'invecchiamento velocizzato di uno solo dei due gemelli. In che senso? Vi ripeto, nell'universo è possibile che accada anche questo. E dato che avrete sicuramente tantissime domande, direi di non perderci in chiacchiere e iniziare la puntata di oggi, andando a scoprire i segreti della famosissima e ormai conosciutissima relatività generale di Einstein, che come sappiamo ci dice che tutto è relativo. Pronti per viaggiare nel tempo? Sì, lo so, non è possibile fisicamente, però possiamo farlo con la nostra testolina. Tenetevi forte perché oggi andremo alla metà della velocità della luce. Io non vi dico altro, scoprirete perché tra poco. Prima di iniziare però vi ricordo di iscrivervi al canale e supportarmi con un piccolo mi piace. A voi non vi costa nulla, ma a me date un'enorme mano. Prima di iniziare dobbiamo andare a creare delle basi solide spiegando che cos'è la relatività di Einstein, come è nata, chi l'ha fatta, perché in realtà non è stata fatta proprio tutta quanta da Einstein e in sostanza che cosa ci dice. La teoria della relatività ha cambiato per sempre la nostra percezione dell'universo, buttando la legge di gravitazione universale di Newton nel cesso. Ok, forse non proprio buttata nel cesso, però per chi non la conoscesse, questa è la classica formula che ci fanno studiare alle superiori quando facciamo fisica o scienze della Terra, che recita: nell'universo due corpi si attraggono con una forza direttamente proporzionale al prodotto delle loro masse e inversamente proporzionale al quadrato della loro distanza. Ciò significa che più due corpi sono vicini e più la loro attrazione sarà forte. Il problema di questa formula è che non prevede una variabile molto importante, lo spazio-tempo. Infatti, il caro Newton considerava il tempo come una cosa assoluta e uguale per tutti, indipendentemente da dove ci troviamo e dal nostro punto di vista. Cosa che, successivamente a quanto ci ha detto Einstein, non è rimasta più tale. Newton intendeva inoltre la gravità come una singola forza che agisce tra i due corpi, e invece non era così, dato che la forza di gravità in realtà è semplicemente la curvatura dello spazio-tempo. Mi spiego meglio, qualsiasi cosa che abbia una massa può curvare lo spazio-tempo, e più questa cosa è massiccia, più lo spazio diventa curvato. Ora, io e te stiamo curvando lo spazio-tempo, ma dato che la nostra massa è praticamente irrisoria, l'effetto è impercettibile. Questa cosa però non vale con corpi di dimensioni notevoli, come grandi asteroidi, lune, pianeti, stelle e buchi neri. Infatti la Terra curva notevolmente lo spazio-tempo. Quasi dimenticavo, lo spazio-tempo dovete immaginarlo un po' come un foglio o un tessuto di vari fili intrecciati tra loro. Se questo tessuto è teso, rimane piatto, senza alcuna curvatura, ma se andiamo a mettere sopra di esso un oggetto pesante, questo si inizierà a curvare. Tornando a noi, la Terra curva lo spazio-tempo talmente tanto da riuscire a mantenere in orbita la Luna e a farla ruotare appunto attorno ad essa, e il Sole curva ancora di più lo spazio-tempo talmente tanto da far ruotare i pianeti attorno a sé. Quindi diciamo che questa è quasi una prova del fatto che più una cosa è pesante e più curva lo spazio-tempo e più cose può attirarsi a sé, sostanzialmente. Einstein ci dice anche che lo spazio e il tempo sono una dimensione sola, sostanzialmente un'unica cosa. Dunque sono correlati, se cambia uno, cambierà di conseguenza anche l'altro. Su questo ci torneremo presto, voglio fare un balzo indietro per farvi scoprire la storia della relatività generale. Come ha fatto Einstein a capire tutto questo? Detta in breve, inizia tutto da Galileo Galilei, che fa esperimenti gravitazionali portando alle primissime e frammentate idee della relatività. Sostanzialmente ha arato il terreno che servirà poi successivamente ad Einstein anni e anni dopo. Successivamente Newton inizia a formulare le sue varie robette e dopo qualche anno si scoprono alcune incongruenze tra la roba di Newton e la roba di un certo Maxwell, un altro scienziato.
Queste due leggi non andavano molto d'accordo e in tutto ciò Lorenz, spero di averlo pronunciato bene, stava lì a calcolare e calcolare senza spiegarsi le continue incongruenze che sorgevano tra Newton e Maxwell, dato che nel frattempo si era arrivati alla conclusione che la luce e dunque le onde elettromagnetiche avevano una velocità ben definita nel vuoto. All'inizio questa velocità non era ben conosciuta, ma si sapeva che questa era fissa e costante nel vuoto, appunto, e in qualunque parte dell'universo. Diciamo che ho fatto una super sintesi, però è per farvi capire il concetto delle cose e più o meno vagamente come è andata. Il punto cruciale è stata la determinazione della velocità della luce, pari a 300.000 km al secondo nel vuoto. Niente, in tutto ciò mi sono reso conto che volevo inquadrare la libreria, ma mi sono messo davanti. Che cretino! Ok, tecnicamente così dovrei essere centrato, ma probabilmente no, e la libreria non si vedrà neanche, ma va bene. Dicevamo, il punto cruciale è stata la determinazione della velocità della luce, pari a 300.000 km al secondo nel vuoto, appunto. Tenetevi bene a mente questo concetto e torniamo al punto di partenza, ovvero alla curvatura spazio-temporale. Einstein si rese conto di questo e ipotizzò i campi gravitazionali, ovvero appunto la curvatura dello spazio-tempo. Perciò, se lo spazio viene curvato, anche la traiettoria descritta dalla luce verrà deviata, seguendo la curvatura del campo gravitazionale. E ci aveva ragione. Durante un'eclissi solare del 1919 è stato possibile verificare la teoria della relatività grazie alla luce di una stella che in quel momento, dal punto di vista della Terra, si trovava in prospettiva con il Sole. E indovinate un po', la luce di questa stella è stata deviata. Arrivò dunque la conferma della teoria della relatività. Ricordate cosa ho detto prima sullo spazio-tempo? Einstein ci dice anche che lo spazio e il tempo sono una dimensione sola, sostanzialmente un'unica cosa. Dunque sono correlati, se cambia uno cambierà di conseguenza anche l'altro. Da questo deriva la famosa frase, il tempo è relativo. Però, perché? Sostanzialmente se lo spazio si contrae, il tempo rallenta e viceversa. Sono sicuro che non avete capito niente, andiamo a fare qualche esempio, anche se probabilmente vi friggerà il cervello, ne sono certo. Lo spazio si contrae in due occasioni, all'aumentare della velocità e laddove è presente un campo gravitazionale. Facciamo un esempio, siamo d'accordo su una cosa, il tempo scorre per tutti. E fin qua non ci piove. Dalla relatività sappiamo che se un corpo è in quiete, dunque completamente fermo, esso si sta comunque spostando nello spazio-tempo, alla velocità della luce, lungo la direzione temporale. Ora, vi viene difficile capirlo perché nella vita di tutti i giorni non siamo affatto abituati a intendere lo spazio-tempo come una cosa sola, ma vediamo il tempo e lo spazio come separati e praticamente assoluti. Riprendiamo il concetto di velocità temporale, che non sono sicuro sia un termine effettivamente corretto, ma almeno capite il succo del discorso. Se passiamo da una velocità pari a zero a una velocità di 300 km orari, che è la velocità alla quale ci stiamo muovendo nello spazio, questa dovrà essere, tra virgolette, sottratta alla nostra velocità temporale, facendo rallentare il tempo a un osservatore esterno, quindi dal punto di vista di qualcun altro. Adesso vi dovrebbe quadrare un pochino meglio il tutto, ma se non vi quadra ancora, non vi preoccupate, perché siamo arrivati all'inizio del paradosso dei gemelli. Assimilate bene tutto quello che ci siamo detti perché adesso scopriremo che il paradosso dei gemelli in realtà non è un paradosso. Per prima cosa, il paradosso dei gemelli non necessita per forza di due persone della stessa età, possono avere anche un'età diversa, vengono usati i gemelli solitamente per semplificare un po' il tutto. E per non complicarci ulteriormente la vita, useremo anche noi i gemelli per i nostri esempi. Quindi abbiamo due gemelli, che ci facciamo con questi due? Uno lo lasciamo a terra a farsi la sua noiosa vita, mentre l'altro lo carichiamo su un'astronave e lo facciamo viaggiare a una velocità vicina a quella della luce. Facciamo 0,5 volte la velocità della luce, cioè la metà. Il gemello sull'astronave lo mandiamo in direzione di Proxima Centauri, la stella più vicina al Sole, distante 4,2 anni luce. Il gemello che si trova sulla Terra invece si muove a una velocità di 220 km al secondo, considerando il movimento del Sole attorno alla Via Lattea. Di conseguenza, sempre tornando al discorso della velocità temporale di cui abbiamo parlato prima, il gemello sulla Terra dovrà sottrarre 220 km al secondo dalla sua velocità temporale, che è comunque molto meno rispetto al fratello, circa 680 volte in meno. Infatti il gemello sull'astronave dovrà sottrarre, sempre tra virgolette, dalla sua velocità temporale 150.000 km al secondo, diciamo molto di più del fratello, rallentando di moltissimo il tempo rispetto al fratello che si trova sulla Terra.
Senza andare a fare tutti i calcoli, che onestamente sono un po' noiosetti, è evidente che rispetto al punto di vista del gemello terrestre, il tempo del fratello sia passato più velocemente. E dunque, una volta che il gemello sull'astronave farà ritorno sulla Terra, sarà più giovane. Avete mai visto Interstellar? Giusto. E non iniziate a dirmi, ma ci sono film migliori di Interstellar, ma non capite niente di cinema. Non ci interessa. Nessuno ve l'ha chiesto. No, perché tante volte mi capita che qualcuno mi venga a dire quando parlo di Interstellar che ci sono film molto migliori. Sì, va bene, ok, ma... anche no, Interstellar è meglio, raga, Interstellar best film. Interstellar, infatti, è proprio un esempio di questo paradosso, dato che il padre, al suo ritorno, era molto più giovane rispetto alla figlia. Infatti, è stato vicino a una potente fonte gravitazionale ed è andato a velocità spropositate. Perché il paradosso dei gemelli non è un paradosso? Semplice, vi ricordate cosa ci siamo detti all'inizio? Un paradosso, per chi non lo sapesse, è una cosa che va in contraddizione con la vita di tutti i giorni. Ma come fanno due gemelli a diventare un paradosso? E infatti, almeno apparentemente, è così. Non è possibile verificare una cosa del genere sulla Terra. In realtà, usando gli orologi atomici, che sono veramente precisissimi, sfruttando appunto gli atomi, per quello si chiamano orologi atomici, possiamo dimostrare questa cosa. È molto semplice, sincronizziamo due orologi, uno lo lasciamo a terra e l'altro lo mettiamo su un aereo e gli facciamo fare un viaggio. Quando l'aereo tornerà al punto di partenza, gli orologi saranno sfasati. Dunque, ecco spiegato il paradosso dei gemelli. Direi che per oggi può bastare, spero di essere stato il più chiaro possibile e per qualsiasi dubbio ci vediamo nei commenti. Ah, mi raccomando, utilizziamo un linguaggio consono, ci siamo capiti, complottisti. Non avrei mai immaginato che fare un episodio su questo argomento sarebbe stato così tanto faticoso e per ripagare la mia fatica vi chiedo, se vi va, di seguirmi e lasciare un mi piace per supportare il mio lavoro. Inoltre, seguendomi, non vi perderete la prossima puntata che uscirà, come sempre, ogni giovedì mattina alle 6. Detto questo, signore e signori, qui Avvocato del Cosmo a Pianeta Terra. Passo e chiudo.